Mister, l'Avezzano è una corazzata che in questo momento sta vivendo un momento di difficoltà, ma comunque in campo continua a far paura. La partita devo dire che sinceramente non mi è piaciuta per l'approccio, anche se la differenza tecnica c'è stata, però non c'è stata quella voglia di fare gol, di portare a casa 3 punti. Tutto rispetto per l'Isernia che ha lottato, ha combattuto, però secondo me siamo stati disturbati dalle voci di mercato. Purtroppo nel calcio bisogna essere non professionisti ma professionali, perché è il nostro lavoro, bisogna dare sempre il massimo per la maglia che indossi. La squadra secondo me, non vorrei azzardare, però non ha avuto quella voglia di lottare, di vincere la partita, cosa invece che nei propri limiti però giusti ha avuto l'Isernia, che ha portato a casa 3 punti. Avezzano meglio nel primo tempo piuttosto che nel secondo? Ma c'è stato un buon palleggio come sempre, però se non hai la voglia di buttarla dentro, è stata una partita che a livello psicologico la squadra non mi è piaciuta. Mi dispiace perché questa squadra la conosco, purtroppo se non accendi bene la mente puoi perdere con tutte le partite, anche con una partita di terza categoria. È stato questo il problema, perché se avessimo avuto quella voglia la portavi a casa la partita, purtroppo non c'è stata e di conseguenza dobbiamo prendere dei provvedimenti, perché se hai questo atteggiamento qui è molto molto difficile salvarsi.